Nell'episodio precedente. Oh, cazzo! Ed è così che continua. Ok, allora, partiamo da un presupposto. Prima abbiamo fallito in qualche modo in questo. Ok, qui non possiamo entrarci bene. Quindi magari devo prendere subito il coso senza toccarla. Magari c'è... è questo il trucco? Non ne andiamo a vedere. Ok. Allora... allora, non l'abbiamo toccata, prendiamo il secchio, sì. Ok, chi se ne frega, c'è la tua piga in pericolo, vai, sì, prendi questo dannatissimo secchio, prendi un secchio lurido, va bene, ok? E mettiglielo sotto i piedi. Eccomi, sono qui, ok. Oh, cazzo, ok, no! No! Ti anda... cazzo! Allora, mettiamo caso che io voglio scendere... non... no, devo andare prima a controllare. Bene. Ok. Andrò a controllare. Ok, se dovessi scendere... no, non posso... che cazzo... ok, non posso fare altro. Che diavolo! Gabinetti, ammettilo, tu odi i tuoi amici. Eventualmente vi ucciderete a vicenda. What? Why? C'era anche questa in effetti. Proviamo un po' ad andare da quest'altra parte. Ho dovuto ricaricare parecchio. Quindi... però che tocca fare? Sì, salva in questo slot. Sì, va bene, andiamo. Mio Dio, provo ad andare a vedere che diavolo c'è da quest'altra parte. Scarpe. Bene, delle scarpe così piccoli. Era davvero una scuola elementare, eh? Eh già. Io e gli altri saranno così affamati adesso. Ah, sì, dimenticavo, tuo padre lavora fino a tardi stanotte, non è così? Sì, tutte quelle bocche da sfamare non costano poi così poco dopo tutto. E mentre papà cerca di sfamarli, a me tocca fare la casalinga. Immagino che io e gli altri sono ancora piccolini, quindi qualcuno deve badare a loro. Sai cos'hai fantastica, studentessa e mamma? Il tutto in una singola persona. Non faccio nulla di speciale. Lesbica. Ok. Devo tornare da loro il prima possibile. No, mi penso che valga lo stesso per te. Tua madre ti starà aspettando. Ma noi torneremo. So che ce la faremo. No, mi presto o tardi usciremo da qui. Ci puoi scommettere. Non va bene, non si apre. Sembrano essersi mosse, infatti penso che non saremo in grado di poterla aprire. Così vicini ma così lontani. Immagino che tocca trovare un'altra via d'uscita. Certo. Oh, wow! La tavola di legno è rimasta penzolante vicino al bordo. Vuoi riprenderla? Sì? Ok. Andiamo! Yay! C'era questa prima. Se morite qui, sperimenterete il dolore nella morte per l'eternità. Il regno dei cieli è escluso, solo dolore eterno. Perché sono dovuto morire così? Chiave... what? Chiave ignota. Periremo il dolore della morte in eterno. Meglio non pensarci. Ok. Chiave ignota. Per che cosa? Ok, quindi mi ero effettivamente scordato qualcosa. La porta è chiusa a chiave. La chiave ignota sembra entrarci perfettamente. Ora la porta si può aprire. Oh... Naomi, che succede? Non saprei, ma è come se il mio cuore è saltato un battito non appena ho girato la chiave. Ho davvero un brutto presentimento riguardo a questa stanza. Fidati, andrà tutto bene. Cioè, la porta era chiusa, sai che significa, no? Dietro ad ogni porta chiusa a chiave giace un bottino che aspetta solo di essere aperto. Non senti che già ti sta chiamando? No, anche perché è una scuola piena di fantasmi, ciccia. E tu finirai impiccata, quindi non ne ho idea... Entra, entriamo. Yeah, che c'è qui? Ho un altro cadavere. Un messaggio sta inciso faticosamente sul pavimento con le unghie. Qualsiasi cosa tu faccia, non leggere il giornale. Penso davvero che sarebbe meglio uscire da questa stanza, qualcosa non va qui dentro. Va bene, ma non so, sono chiusa per quel giornale, non possiamo dare una sbirciatina? Cos'è questo? C'è una candela qui, ma è spenta. Vediamo.
Evelyn Post, ultima notizia, la serie di rapimenti è finita in tragedia. L'ottima scuola elementare Evelyn Host oggi si è macchiata di sangue per degli orribili dettagli riguardo le recenti ondate di apparizioni, sparizioni annunciate. Non ce la faccio proprio a leggere oggi. Negli ultimi mesi numerosi ragazzini sparirono dalla città in modo insolito. Le autorità cercarono in tutti i modi di trovare una possibile spiegazione. Ora gli investigatori hanno individuato il luogo dove vennero portati questi ragazzini, ma il loro ritrovamento è stato uno dei più macabri. I corpi senza vita di giovani vittime sparse all'interno della scuola elementare Evelyn Host furono trovati il 18 settembre del 73, intorno alle 7. Le autorità inoltre rivelarono che un insegnante maschile della scuola venne trovato con loro, vivo ma quasi catatonico, con in mano un paio di forbici insanguinate. Ogni corpo sembrava avere la lingua recisa, con la rimozione delle mutilazioni su, davvero troppo da descrivere. La pagina è lacerata da questo punto, la parte inferiore di questo articolo sembra introvabile. Oh, che cosa terribile. Penso di aver sentito di questo fatto tempo fa. Io no, ma immagino sia successo molto prima che fossimo nate, quindi non dovrebbe toccarci la cosa. Slam. Mm? Oh! Ok, la porta sembra fissata al muro come una decorazione, non si apre. Bene. Bene. Questa? C'è una candela qui, ma è spenta. Quindi che cosa dovrei fare? Sì, so che ormai l'ho letto. Fammi uscire, fammi uscire, fammi uscire, fammi uscire, fammi uscire, fammi uscire. Ok, non posso. Mi spiace. Non lascerete più questa stanza. Oh. Shit. Shit. Aspetta. Oh no, non ho preso i fiammiferi. Non ho preso il cazzo di fiammiferi, ecco che... Ah! Wait! No, mi buttalo via! Ok. Un messaggio sta inciso. Sì, 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 qualsiasi cosa fate, non leggete il giornale. Bene, ok, adesso però ho dei fiammiferi. Quindi potrei usare la scatola di fiammiferi? No? No? La serie di rapimenti è finita in tragedia. Sì. Sì, questo lo avevo intuito. Oh, non c'è via d'uscita! Che facciamo adesso? Questa è colpa tua, lo sai. Chi e perché? Bah, lascia perdere. Okay. Oh. Oh, forse possiamo uscire adesso? Bene. Oh, ma io mi sono spaventato a morte. Aspetta, oh no, no, l'ho persa! Che cosa? Il pezzo della di carta della bambola di Ayumi. Oh, dici la moneta. Il mio sta ancora dentro al tesserino. Merda, l'avevo lasciato in tasca, deve essermi caduta da qualche parte. Per questo ti dico, devi mettere le cose a posto prima che si perdano. Ora sono triste. Oh, sì, aspetta di vedere quello che ti succede tra poco, cara. Oh, what? What? Oh, wow! Ok. Oh! What the f... Ok, ok, quindi la parte che mancava era entrare dentro la stanza e trovare quello. Quindi probabilmente non si impiccherà più, ok? Naomi, che è successo? Stai bene? Seiko, mi spiace per questo pasticcio. Ma di che parli? Non scusarti per niente, ci mancherebbe. Va tutto bene, ti sentire meglio adesso, è fuori dal tuo corpo. Vuoi che ti tenga la testa? Sarebbe un'idea. Penso di aver finito, grazie comunque. Hai trovato Yuka? Sembra che siamo davvero solo noi due qui. Le uniche due persone viventi. Questo posto è troppo silenzioso. Che mi dici di te, Naomi? Sta meglio la tua gamba? Sei riuscita a camminare meglio? Oh, sì. Mentre mi riposavo, all'improvviso sono stato attaccato da una nebbia nera assassina. Che? Oh mio Dio, ma stai bene? Penso di sì. Bisogna stare alla larga da quella stanza per il momento. Ok, sono contenta che stai bene. Penso che ora sia ora di andare adesso. Ce la fai a stare in piedi? Yeah. Yeah. Ok, no sì, yeah. Ma dove dovremmo andare?
Beh, siamo già stati in ogni punto di questa scuola dimenticata da Dio. E le uniche persone che abbiamo incontrato sono tutte morte. Dannazione, ecco che ricomincio. Non c'è speranza, siamo finite, sono così stanca. Mi sto comportando da bambina di nuovo. Naomi, dai, alla fine non va così male. Troveremo il modo di fare qualcosa. Classe 2-9, mai dire mai, giusto? Siamo invincibili! Ho un appuntamento dalla parrucchiera domani mattina e ho intenzione di andarci. E nel pomeriggio che ne dici se portiamo ad aggiustare le nostre biciclette? Sembra un buon programma, no? Oh, sei così positiva. Probabilmente morirai di nuovo, ma tant'è. Se ritorniamo vive e vegete sicuro. Ma sei così... Che sto facendo? Solo che non ce la faccio a trattenermi. Naomi, ma tu sei estremamente stanco o c'è dell'altro? Tutto questo non è da te. Ma dai, leva quel broncio, l'unica cosa che dobbiamo temere è la paura. Già, sì, quindi è una delle cose principali. Ma tu riesci sempre ad essere così allegra. Tu continui a sorridere, a pensare al meglio. Non nevo. Ma quanto potrai mai durare se alla fine non potremo più tornare a casa? Non ci avevi pensato? Troveremo un modo di uscire da qui? È una cavolata, e lo sai. No, vabbè, non bisogna essere così dure, basta essere positivi. Ho finalmente superato la soglia della speranza. Questa situazione andava oltre a quanto la mia anima potesse sopportare. Pensavo di riuscire a rendere tranquilla Seiko prima dell'amara fine, ma l'avevo solo che rimproverata e tormentata. Tutto quello che scorreva nella mia testa era dolore e mi prude l'orecchio. E tristezza. Ero come una bambina in preda ad un attacco isterico, non riuscivo a fermarmi. Parole velenose uscirono fuori dalla mia bocca come se qualcuno avesse aperto un rubinetto. Tutto quello che potevo fare era lamentarmi e sminuire. Mi sto comportando davvero come una stronzetta acida. Sì. Sono sicura che le nostre famiglie si stanno davvero preoccupando per noi. Loro ci cercano e cercano, ma non ci troveranno mai. Sarà un peso terribile per tutti loro. Ti sbagli. Perché? Che per loro sia un peso. Quando perdi colui che ami, mantieni i suoi ricordi. Non è mai un peso. Finisci a fare quello che puoi fare. Vabbè, ok. Di tutto per rendere tale persona orgogliosa e senti di volerlo fare. Cosa non va in me? La mamma di Seiko è morta molti anni fa, lo so bene, allora perché la sto mettendo in difficoltà? Perché sei una stronzetta acida. Questo è quello che penso delle persone che lasciamo indietro. Non so come funziona con te e la tua famiglia. Ma la gente normale non ragiona così. Naomi, senti, che dici se ci separiamo? Possiamo cercare in più posti, magari troviamo un indizio che ci aiuti ad uscire fuori da qui. Non è una Sembra il miglior piano attuale, che ne pensi? Ma chi? Chi dice cose del genere? Dovrei scusarmi con lei. Voglio tornare a casa quanto vuoi tornarci tu, insieme a mio padre, io e tutti gli altri. E una volta per tutte non voglio farli preoccupare. È tutta colpa mia, mi devo scusare. Ma più di tutto, non voglio che tu mi parli in quel modo. Scusa, mi dispiace. Seiko, scusa, mi dispiace. Io... Scusami anche tu, va tutto bene. Se pensi che è meglio separarci, allora facciamolo. Andrò verso questa parte. Oh, ok. Ciao, Seiko. Ma che diavolo mi è presa? A malapena riuscivo a dire la parola scusa. Io non... Ok. E così, in questa connessione di spazi chiusi dove gli umani vengono dispersi, imprigionati, uccisi, due amiche che dovevano essere felici per essere state intrappolate insieme in quel posto inesorabile, in fretta e furia si divisero. La mia ostinazione contro Seiko forse è stato uno dei più grandi rimpianti della mia vita. Abbiamo usato più di quanto potessimo immaginare. Ok? E quindi... Naomi! Quella stronza... Proprio così, ok. Oh wow! Che soundtrack! Yes! Oh! Mamma è sparita! Papà non riesce a tornare da mamma! Ah!
Quando mi sento sola penso a queste stupide cose. Beh, non sono proprio stupide. Ho appena sentito qualcuno gridare. Segui la voce? Sì. Seguiamo la voce. Quella fu la prima volta. La prima volta che litigai con Naomi. Succede tra amici, non è che è una disgrazia. Basta poi chiedersi scusa. Nel momento della nostra separazione, la paura che mi aveva assalito fin dal primo momento continuò a crescere sempre più rapidamente. Percepivo qualcosa nella mia testa, come se fossi sotto un'influenza aliena. Nel mio stato confusionale cercai disperatamente in tutto l'edificio Seiko. Continuai a gridare il suo nome più volte. Quando ripresi finalmente sensi, mi ritrovai all'inizio del corridoio del terzo piano. Oh. Oh, ho toppato di nuovo. Oh. Però no, è ancora più collegata alla storia, quindi tecnicamente adesso dovrebbe andare bene, immagino. Credo. Forse. Non ne ho idea, forse ho toppato di nuovo. No, 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 stessa scena, stessa scena. Sì, ok, devo andare a prendere il secchio, devo andare a prendere il secchio, devo andare a prendere il secchio. Ti prego, fa che questa volta il secchio funzioni. Oh, Gesù. Ok, prendi il secchio, prendi il secchio. Dai, sì, lo so. C'è della zozzeria, ma tu prendilo comunque. Oh, mio Dio, ti prego, fa che funzioni. Oh, fuck, cazzo. Ed è morta. Forse non avrei dovuto seguire la voce. Ah, ho toppato. Ah. Oh, aspetta. Non c'era questa... Oppure sì, non c'era questa musica prima. Non lasciarvi tutta sola qui dentro. Di qualcosa. Oh, 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 oh. Oh, Seiko. Non mi dire. Ti chiedo scusa per tutto quello che ho detto. Fino a poche ore prima ridevo e giocavo a scuola con i miei migliori amici. Invece ora lei era davanti ai miei occhi, senza vita, appesa a un cappio. Come potevo accettare questo come vita reale? Purtroppo dovrei farlo. Non ci credo che è reale. Mi rifiuto di accettarlo. Non può essere. Oh! Yes! 50 minuti, ma ce l'abbiamo fatta! Sì! Ah, vuoi salvare? Sì, baby. Certo che voglio salvare. Ok.